non c'è nessuna luce da queste parti. Ci sono due interruttori sospetti qui, ma non voglio essere io il primo. Ma è un malocchio questo! E questo no? Così è qui che mio nonno lavorava. Pensate, un cervello morto riportato in vita. Guardate, notate, niente sangue, soltanto qualche sutura. Attacca l'interruttore principale. Sì, padrone. È schifoso e cade a pezzi. Beh, non so, riverniciato con qualche fiore, un paio di cuscini vivaci. Beh, sembra che il nostro misterioso violinista sia scomparso. Parsi. C'è una luce che filtra da dietro quella porta. Seguitemi. Questo spiega la musica. È ancora caldo. Ma chi è che suonava questo? Non lo so. Ma chiunque fosse ha appena finito di fumare il suo sigaro. Quali strane cose accadono. Che cos'è questo posto? La camera da musica. Ma qui non c'è altro che solo libri e documenti. Libri e documenti? Ma certo! È la biblioteca privata di mio nonno! Lo sento! Guardate! Guardate questo! Come lo feci di Victor Frankenstein? Finché, dal mezzo di queste tenebre, una luce improvvisa mi illuminò. Una luce così brillante e portentosa. Eppure così semplice. Cambiare i poli da positivo a negativo e da negativo a positivo. Io solo sono riuscito a scoprire il segreto di infondere la vita. Ma che anche di più, io, proprio io, sono divenuto capace di animare nuovamente la materia inanimata!